c'è attesa per l'estate spezzina. Siete stati anche un po' accusati di troppo silenzio rispetto alla programmazione. Ecco a che punto siamo e quando si avranno notizie? Ma come è stato detto, si è concluso l'iter dal punto di vista amministrativo, nel senso che su 6 imprese che hanno partecipato 3 progetti sono stati scartati, 3 sono risultati primo, secondo e terzo. Sono però procedure amministrative che non spettano alla parte politica dell'amministrazione, bensì alla dirigenza. So che la dirigenza sta lavorando alla raccolta di documenti utili all'assegnazione definitiva del bando. Penso che si sblocchi proprio in queste ore e spero di poter, insieme al sindaco, nel fine settimana presentare l'estate spezzina. Nell'attesa di questo programma, di questo cartellone, non mancano comunque gli eventi in città. Nel mese di luglio, il 14, il primo carnevale estivo della città della Spezia, all'insegna del Brasile, come l'estate raccomanda, una piccola Notting Hill alla Spezia che partirà da piazza Sembon, scenderà lungo via Prione e si concluderà in piazza Ventana davanti al Teatro Civico, dove abbiamo messo comunque un palco a disposizione di altre manifestazioni come Rock Mentana Benefit, che ci sarà comunque nei prossimi giorni. Già sabato sera c'è uno spettacolo che è anteprima del jazz, e la Garfield, la High School d'America più premiata in senso assoluto, oltre 20 ragazzi dai 16 ai 18 anni che si esibiranno in un concerto in grado di spolverare, uso questo termine un po' musicale, il pubblico presente, con degli assoli di grandissima qualità. Ci sarà il Festival del Jazz nell'ultima settimana di luglio, sono partite altre iniziative come quelle legate al commercio, quindi al di là del bando dell'estate che ha dei tempi di procedura che si sono allungati per la richiesta doverosa sul piano amministrativo di alcuna documentazione, per gli spezzini c'è già da uscire ogni sera e credo che poi concluderemo l'estate anche come ormai è praticamente già annunciato, manca la data ma l'abbiamo in qualche modo già fatto sapere, con il premio Lonezia nella serata finale alla Spezia tra la fine di agosto e i primi di settembre.